Allora, io saluto Daniele Comero, presidente dell'Istituto Studi Politici Giorgio Galli, statistico, analista politico, grazie per essere con noi. Bentrovato. Grazie a voi. Allora, provocazione, dopo le presidenziali si ritorna all'epidemia, è così? Sì, diciamo che abbiamo avuto una pausa e quindi le presidenziali sono state buone, insomma, nel senso che ci hanno lasciato una pausa da questo martellamento sui dati statistici che riguarda l'epidemia. Oltretutto è stata una pausa salutare, siamo ritornati a vedere uno spettacolo di politica che non eravamo più abituati, insomma. Diciamo che queste presidenziali ci hanno, sono state bellissime, cioè, per chi Ma le studia. perché prima si parlava solo di Covid, appunto, invece la politica, quella proprio con strategie e veti incrociati, era da un po' che non si vedeva, è questo che dici? Sì, certo, sono due le immagini simbolo di questi 10 giorni, bellissime. Una sono gli scatoloni. E l'altra è la quantità di modi che si possono studiare per non votare o votare facendosi riconoscere. Ecco, queste cose qua sono completamente sconosciute, la seconda soprattutto, è completamente sconosciuta, cioè astenersi, votare, votare pinco, pallo, pallo, pallino, cioè tutte quelle, metto prima il nome, poi il cognome, metto mezzo nome, poi il cognome. Faccio finta di sbagliare il cognome con una lettera in meno o una. Cioè, tutte queste possibilità. Cioè, questa era, diciamo, Ok. una volta era l'arte della politica dei democristiani, insomma, che adesso è risultata ancora vincente. Infatti si è E gli fatto. scatoloni è stato bellissimo, quella degli scatoloni ci siamo cascati tutti, insomma, eh. Si è fatto riferimento al fatto che no, si sono ricordate le mosse di anni e anni passati della politica, insomma, che sono ritornati. Vabbè, però allora adesso dobbiamo metterci il cuore in pace che si tornerà a parlare solo di Covid, oppure il fatto che ci sia stata una sorta di piccola crisi politica ci fa ben sperare che si possa parlare anche di altro, Daniele. Beh, non c'è stata una crisi politica, c'è solo stato, come dire, la constatazione che il gruppo democristiano, situato sia nel PD che in Forza Italia e in altri partiti, è ancora, diciamo, il prevalente e conduce il gioco e conosce le regole del gioco e conosce anche le regole vietate, le conosce tutte, insomma, e ha imposto la sua abilità. Tutto lì. Ok, vedremo. Allora, Daniele Comero, con te noi facciamo sempre un po' un'analisi statistica, appunto, in quanto tu lo sei, statistico di una pandemia. Io l'ho definita un po' dai numeri caotici, come leggi in sovrimpressione, perché spesso vengono dati i numeri, però senza poi approfondirli e quindi si rischia poi di capire anche male, no? Rispetto a quella che è il Covid. Allora, con te noi andiamo a vedere quelli che sono i dati che sono emersi quando sono usciti questi numeri che mostreremo, Daniele. L'aggiornamento è uscito venerdì, cioè Venerdì, ogni venerdì. fine settimana arriva un aggiornamento molto interessante. Allora andiamo a vedere attraverso anche delle slide che tu ci hai portato quali sono i nuovi numeri che riguardano il Covid, però li spieghiamo. Allora li leggeremo un po', tra virgolette, in modo serrato, poi magari ci torniamo, così li vediamo Va tutti. bene. Ecco qui, partiamo dall'occupazione dei posti letti in terapia intensiva e in area medica. Sì, diciamo che magari la slide precedente, che così facciamo vedere, ecco, Sì, questa, sì, questo ok? in realtà è quello che abbiamo detto prima, quindi no, Sì, l'abbiamo già ok, andiamo. bypassato. D'accordo, Ok, prego. ecco questa qua, terapia intensiva. Allora, si valuta la gravità di una epidemia Sì. da due fattori, almeno così è stato fino adesso, insomma, un fattore è la mortalità. E l'altro fattore è la saturazione del sistema ospedaliero. Allora, guardiamo questo ultimo, la saturazione del sistema ospedaliero. E qui è il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità che venerdì sera ha comunicato con queste slide, io le ho semplicemente copiate, e dice: allora, la terapia intensiva è occupata al 16,7% ed è in diminuzione, quindi siamo tranquilli, insomma. L'area medica, cioè i posti letto in area medica, sono al 30%, qualcosina in più, vuol dire che la medicina territoriale dovrà essere aiutata un pochettino per evitare che le persone vadano in area medica, cioè in ospedale. Insomma. Situazioni normali in un sistema
complesso e grosso come è quello sanitario italiano, insomma, niente di speciale. Andiamo alla prossima. Sì, ok, sì, io seguo te, infatti, perché non voglio. Ecco qua, i dati dell'ultimo bollettino, prego. Ecco, l'ultimo bollettino fa un riepilogo e in pratica dice: guardate che dall'indagine che abbiamo fatto, oramai Omicron è prevalente in quasi tutta Italia, insomma, c'è qualcosina in più della Delta e al sud, però siamo al 90 passa per cento Omicron. Quindi è cambiato, è un'altra epidemia, insomma, un po' diversa. Prendiamo atto di questo. Come stanno andando avanti i casi di infezione, cioè i positivi? Allora, quelli che vengono segnalati negli ultimi 15 giorni sono 2 milioni di positivi. E Sì. i decessi, che è la cosa principale, insomma, perché possono essere positivi, ma non dare luogo a problemi, insomma. I problemi grossi per noi sono i decessi, insomma, perché la morte non ha rimedio. E i decessi sono 1485. Vuol dire che un tasso grezzo, lo chiamano CFR, insomma, Sì, di Case mortalità, Fatality ok. Rate, è lo 0,72 per mille, quindi molto basso, molto molto basso. Bene, quindi siamo ottimisti, abbiamo fatto il Presidente della Repubblica, siamo in un momento in che i vertici del nostro sistema sanitario ci segnalano che non c'è niente di allarmante in corso e che anche la mortalità è rientrata. Se andiamo a vedere la prossima slide ci renderemo conto di questa affermazione. Ecco, questo è l'andamento storico di in questi 2 anni, con gli ultimi dati a destra, che riguardano appunto questo CFR, cioè i dati di mortalità. Come vedete, anche in una visione nel tempo di questi ultimi mesi, sta rientrando, insomma, questo rientro ci conforta ed è un dato positivo, insomma. Beh, certo. Quindi, insomma, è continuamente in miglioramento la situazione sul fronte dei decessi, che, come dicevi tu, è quello da cui non possiamo tornare indietro, chiaramente, no? Ok, posso proseguire, Daniele? Sì, grazie. Ecco qua. Allora, qui cosa abbiamo? La variazione percentuale della mortalità nelle città e il numero medio giornaliero di nuovi casi Covid per ondata epidemica Covid-19, periodo marzo 2020-gennaio 2022. Quindi arriviamo proprio ai giorni Sì, nostri. allora, le morti ci sono sempre, insomma, in Italia ne muoiono in media ogni giorno 1800-1900 persone, cioè non è che se dicendo in televisione che ne sono morti 300 è un problema particolare, insomma, bisogna vedere se è successo qualcosa in più. Se è successo qualcosa in più, allora va bene. Questo è un grafico del sistema di sorveglianza sulla mortalità giornaliera, sempre del nostro sistema sanitario, che fa vedere, allora, quei pistoncini, quegli istogrammi sono la quantità di mortalità eccedente, cioè quanta ce n'è in più, e Sì. l'altro invece è la quantità. E si vede che, vado anch'io a vedere, Sì, prego. ecco, e l'altro invece è il numero medio di casi Covid-19 al giorno. Allora, quanti ne vengono rilevati positivi? E si vede che c'è un incremento, cioè quella linea, quella spezzata che va alle stelle, cioè ce ne sono tanti che vengono rilevati, ma i morti diminuiscono, cioè i morti eccedenti. E siamo arrivati intorno al 10% sulle città campione, 10% in più rispetto al normale. Sì. È una cosa da stare attenti, cioè questo richiede sicuramente misure di profilassi e di attenzione. Ecco, siamo in Ok, questo ambito però, quindi ambito ulteriore. molto positivo, molto positivo. Ok, però bisogna comunque prestare attenzione a questo, giusto? Perché ci Sì. dimostra che bisogna evidentemente prendere qualche misura ulteriore, Sì, giusto? Ho però capito bene. più i casi aumentano, Sì. più i morti eccedenti diminuiscono, quindi Ok, quindi è siamo meno letale, insomma. Ok. molto meno letale, molto meno pericolosa e tutto il fenomeno della mortalità aggiuntiva sta rientrando. Questo è il punto. E sta rientrando bene.
Va bene, e poi abbiamo, se posso andare alla slide successiva, Daniele, questo ulteriore grafico che peraltro avevamo visto anche nelle puntate precedenti con te, in cui si mostra effettivamente la criticità della malattia, no? Sulle persone, quindi con i vari colori che vanno a stabilire quanti hanno la malattia in modo asintomatico, paucisintomatico, lieve, severo e critico. Ed è a Sì, colpo d'occhio molto evidente, insomma. questo ci fa rendere conto di un dato fondamentale, insomma, che è quanto è pericolosa questa epidemia. Allora, tutta l'area verde sono i cosiddetti asintomatici, cioè non presentano nemmeno sintomi. E quindi vedete che è un'area intorno al 70%. Poi c'è quell'area blu che presenta qualche sintomo, che abbiamo tutti in inverno succede, e poi c'è l'area gialla dove invece c'è qualche problemino, la febbre, qualcosina, insomma. I casi rilevanti da un punto di vista sanitario sono quelli arancio e sono Sì. soprattutto collocati oltre i 60 anni, oltre i 70 anni e gli 80 anni, insomma. Quindi risultano pericolosi nella quarta età. Questo è il punto. E questo grafico qua, che è l'ultimo emesso sempre dal sistema di sorveglianza Covid, certifica questa situazione, che è buona, insomma, è molto buona. Sì, beh, stando a vedere che poi, vabbè, ripetiamo, non sono dati di Daniele Comero questi, cioè lui li elabora, ovviamente ce li porta, ma sono dati del Sistema Sanitario Nazionale, quindi insomma, la Certo. fonte è, insomma, senza nulla togliere a Daniele Comero, però è una fonte importante, questo è doveroso dirlo. Allora, se andiamo avanti, vediamo anche l'andamento dei positivi alla SARS-CoV-2, anche qui è un'elaborazione su dati storici fatti proprio dall'Istituto Sanitario, appunto dall'Istituto Sanitario. Che cosa viene dimostrato qui? Ecco, si mettono anche in evidenza i vaccinati completi, coloro che invece hanno deciso di non vaccinarsi, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che la situazione è in rientro, è in grosso rientro con dati molto positivi. Però Sì. cosa abbiamo dall'altra parte? Abbiamo dall'altra parte un sistema normativo imposto dal governo con il famoso treno che non sono desideri, è il treno dei decreti legge, insomma, sono gli antidesideri, insomma. Questo treno dei decreti legge impone misure restrittive. Tra parentesi, domani entrerà in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50. Noi abbiamo visto prima da quei grafici che il 50 è una cosa assolutamente discrezionale, poteva essere 45 come 65, cioè non ha motivazioni scientifiche. Tutti questi provvedimenti sono assolutamente privi di giustificazioni scientifiche, bisogna essere chiari su questo. Tutti i provvedimenti Ok. del governo sono assolutamente privi. C'è solo ritenuto che, visto che, aperto la finestra, ho visto che piove. Ma è un'impressione. Quanto piove non lo si sa, perché se non sono rese chiare le cose, siamo ancora ritornati a uno stato, come dire, Sì. premoderno, insomma, dove i governanti decidono che cosa fare. Allora, che cosa ho voluto per dimostrare cosa sta succedendo? Cioè, su quale base vengono imposti dei criteri, ad esempio, 50 anni tu ti devi fare il TSO, cioè sei obbligato a vaccinarti. Per quale motivo? Cosa sta succedendo in effetti in questo momento? Allora, ho preso i dati dei Sì. positivi. C'è una bellissima rilevazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, che conteggiano e seguono tutti i casi tracciati e rilevati. Insomma. Allora, noi possiamo vedere, ho messo insieme i dati e possiamo vedere cosa è successo in questi ultimi 3 mesi. Cioè, se i provvedimenti del governo rispondono a quello che i dati ci dicono, cioè a quello che la realtà ci dice, oppure se i provvedimenti del governo seguono un'altra logica. Ecco. Allora, vediamo qual è la realtà, dopodiché ognuno farà la comparazione e dirà: allora, la realtà è questa e i provvedimenti vanno da un'altra parte, oppure accompagnano bene la realtà e cercano di guidarla. Allora,
La realtà è questa, io ho preso i dati di rilevazione dei positivi nei vari gruppi, allora ci sono mai fatti dei gruppi sociali, cioè il gruppo dei cosiddetti dei non vaccinati, poi il gruppo dei vaccinati incompleti, il gruppo dei vaccinati da meno di 120 giorni, poi il gruppo dei vaccinati da più di, cioè che hanno fatto la prima e la seconda dose oppure la monodose da più di 120 giorni e poi quelli con il booster, cioè con tutte le dosi, Sì. anche quella supplementare. Cosa avviene? Su questi gruppi, per via delle varie normative in corso, vengono fatti dei rilevamenti che non sono uguali, cioè diciamo, i non vaccinati sono più tracciati rispetto agli altri, quindi vabbè, c'è questa differenza. Però prendiamo per buoni in prima approssimazione questi dati e vediamo che tra i non vaccinati, i positivi da fine, no, lì è il dato di novembre, dalla Sì, fine ok. ottobre a fine novembre, Infatti. ce n'erano 62.000. Rilevati la settimana scorsa, cioè tutto il mese di gennaio, sono passati da 62.000 a 703.000 positivi. Ed è un incremento Importante, sostenuto, insomma, certo. importante, molto, cioè è decuplicato. Ma cosa è successo invece nel campo dei vaccinati? Ci si sarebbe aspettato che i vaccinati siano immunizzati e quindi non soggetti a positività. Però non ci hanno mai detto che sarebbero stati immunizzati col vaccino, i vaccinati. Questo bisogna dirlo, cioè ci hanno sempre detto che si può prendere in forma più leggera il Covid. Certo, in forma più leggera. E cosa sta succedendo? Sta No, succedendo perché c'è che differenza, siccome è uno spazio questo con te, Daniele, in cui sì. vogliamo veramente dire statisticamente le cose come stanno, anche questo va detto, non c'è scritto da nessuna parte che chi si vaccina è immune, questo lo sappiamo. E queste sono le ambiguità con cui hanno impostato il No, 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 gioco, su quello insomma. siamo d'accordo tutti, che la chiarezza informativa non sia mai stata evidente, cioè, lo dico io per prima, quindi per questo che adesso ci tengo a mettere i puntini sulle i. Prego, prego, Certo, fatto andiamo che bene. abbiamo ancora qualche minuto, Daniele, Sì, poi chiudiamo. allora, cosa è successo nel campo dei vaccinati? Sì. Vediamo prima quella colonna rossa che è quella Sì. riassuntiva e lì vediamo che erano più o meno pari, sono due gruppi molto diversi, cioè i vaccinati è un gruppo molto grosso e i non vaccinati è un gruppo piccolo. I positivi tra i vaccinati erano più o meno pari, 88.000. Nel corso del tempo, in questi 3 mesi, il numero di positivi tra i vaccinati è letteralmente esploso, è passato da 88.000 a 2 milioni e 8. Quindi vuol dire che i vaccinati, questo è importante per vedere se la normativa è coerente con quello che sta avvenendo. I vaccinati sono anche loro dei positivi che portano in giro, trasmettono, Sì. con una quantità, soprattutto in questo caso è importante osservare la progressione. Cioè la progressione è esponenziale quasi, cioè crescono con una velocità enorme. E anche l'introduzione del booster, si vede che ha avuto effetto all'inizio, ma adesso ad esempio siamo arrivati a mezzo milione rapidamente. Cioè anche con 3 dosi si infettano ugualmente, diventano positivi. E sono soprattutto quello che è il gruppo che ha fatto la prima e la seconda dose da più di 20, 120 giorni, questo è il gruppo più esposto. Allora, perché, per quale motivo Dimmi perché, poi introdurre il Green dobbiamo. Pass? Esatto, dimmi questo, Cosa poi serve il chiudiamo. Green Pass in una situazione di questo tipo in cui vediamo che i vaccinati sono positivi molto di più anche rispetto ai non vaccinati? Cioè, è questo il sistema dove si vuole arrivare? Questi dati contraddicono questa filosofia del Green Pass rafforzato e Green Pass normale. Ok, ci si chiede quindi se le misure prese non siano sbagliate, se ne debbano prendere altre fondamentalmente, proprio per chiudere il cerchio, giusto Daniele? Sì, che misure di profilassi accurate vadano prese, questo è fuori di No, no, dubbio. no, no, ma Vediamo che i numeri sono grossi, insomma, sono indubbiamente, molto indubbiamente, grossi. ecco, no, no.
Ma è la coerenza di tutto il racconto normativo fatto col treno dei decreti legge che sembra che vada in tutt'altra direzione. Cioè la realtà è da una parte e i provvedimenti normativi vanno da un'altra. Chiaro, chiaro. Allora, Daniele, noi ci fermiamo qui. C'erano anche altri numeri che volevo leggere C'era con un te. grafico dopo per Sì, vedere, perché il grafico però fa sì, però vedere. poi devo chiudere per forza. Sì, Ma vediamolo, ultimo. vediamolo, dimmi solo di cosa si tratta. Poi sai che Ecco. ogni settimana, bene o male, ci sentiamo ormai, quindi poi lo Sì, però riprendiamo. visto che ho fatto fatica a farlo, Eh insomma, no, lo ecco, so, sono. però i tempi Sì. purtroppo Sì. sono Ecco anche da qua, rispettare, vedete, sì. all'interno vedete la progressione nel tempo, nel corso di questi 3 mesi, come i gruppi esplodono. Sì. Allora, sono tutti abbastanza, vanno tutti nella stessa direzione, cioè nel corso del tempo la quantità, come vedete, il comportamento nei vari gruppi è uguale, salvo il gruppo dei Sì. vaccinati con più di 120 giorni, dove lì esplode il numero di positivi. Quindi hanno un comportamento simile sia quelli che hanno ricevuto 3 dosi, quelli che hanno ricevuto Sì. una dose, quelli che non hanno fatto nessuna dose. In pratica la reazione, il comportamento nel tempo è uguale, salvo quelli che ne hanno fatte due con più di 120 giorni. Vuol dire che c'è la caduta della loro protezione, la caduta Sì. rilevante, sensibile. Questo è il dato di fatto. E chi lo va a spiegare adesso alle persone che queste scelte hanno prodotto questo tipo di risultato? Ok. E questo è il confronto nel tempo tra i gruppi, giusto? Sì, è Ok, riassuntivo. certo. Tutti i positivi all'interno dei vaccinati in confronto con i non vaccinati. Si vede che c'è Vediamo il grafico, un'esplosione. grazie dalla regia, Sì. sì. Ok, Ecco, si prego. vede, è la linea rossa, questa è la linea rossa che sta portando a milioni di casi di positivi nell'ultimo mese. Ok, Cioè, questo è il sì. punto. E sono tutti vaccinati, una dose, 2 dosi, 3 dosi. Questo non ha fermato di per sé il virus. Un virus che è diverso oltretutto e non l'ha fermato. Quindi Certo. è coerente tutto questo sistema, Green Pass rinforzato, così, in una situazione che si vede che non risponde al Green Pass rinforzato. Cioè i vaccinati sono, se vogliamo dire, pericolosi, sono pericolosi tanto quanto i non vaccinati. E allora perché questa discriminazione? No, no, allora, insomma, come dire, vanno prese delle misure per riassumere, Certo. perché ovviamente i numeri sono importanti, li abbiamo mostrati, Certo. perché non è che qui si mostrano solo alcuni dati e altri no, ma appunto alla luce di questi dati ancora importanti, beh, allora bisogna capire se le misure prese sono efficaci, perché altrimenti non abbiamo fatto nulla, no? È come dire, abbiamo trovato una soluzione sbagliata al problema e non sarebbe proprio il caso, visto che non ne possiamo più, no? Detto proprio terra terra. Daniele, grazie, come sempre molto interessante questo contributo che troverete anche sul nostro sito e sulla nostra pagina YouTube. Noi continuiamo ad analizzare, grazie mille naturalmente per la collaborazione, Grazie a Daniele. voi.